Lo Stato ti condanna a morte. Arrabbiato e deluso. Lui è Leopoldo Mastelloni, attore, cantante, trasformista. Dopo 50 anni di carriera in pensione, e sentite quale trattamento gli riserva oggi lo Stato italiano. Prendo 800 euro lordi, che sono pari a 625 euro. Cioè lei sta dicendo che vive oggi con per lo Stato italiano... Con 625 euro. Con 625 euro al mese? Certo. La casa che vedete è in affitto e fino ad oggi Mastelloni è riuscito a pagarla solo grazie all'aiuto di alcuni amici. La prima cosa che voglio è che Mina vi dia il benvenuto. Poi dopo Mina c'è Dario Fo e Franca Rame, Mia Martini, Pupella Maggio, Valentina Cortese, Corrado Pani. C'è questa grande stima che mi ha circondato, di cui mi sono nutrito come io ho nutrito loro. Ma presto Mastelloni potrebbe essere costretto a lasciare la sua abitazione. No, io sono poverissimo, sono indigente, come si dice. Dice, ma tu come vivi? Vivo male, anche se l'apparenza molte volte inganna. Lei come fa a pagare, diciamo, l'affitto di questa casa? Con l'aiuto di amici che per fortuna ho, altrimenti dovrei stare all'ospizio o alla Caritas, perché è così. Vivere con 625 euro al mese, cosa significa? Andare a rubare, io non vado a rubare, morire di fame. Ma non è tanto la fame, quello che mi preoccupa è dove vivere. Io non ho comprato casa. Non ha messo soldi da parte? Mai. Io ho investito sempre nel teatro, nelle scene, nei costumi e nei dipendenti. Così, dopo 50 anni di carriera e di contributi versati, Mastelloni è tra gli oltre 6 milioni di italiani che vivono con meno di 1000 euro al mese di pensione. La prima volta che le è arrivato l'assegno della pensione, sì, cosa ha pensato? Che si erano sbagliati. Sono andato a dire, ma com'è possibile questa cosa? Dice, no, risulta così dai conti. Io pensavo che la mia pensione fosse sui 2000 euro al mese. Vengo a sapere, tutti mi hanno detto così, che per noi attori, registi, artisti, non vale tutto l'arco di contribuzione della tua carriera, quindi 50 anni, valgono gli ultimi 3 o 5 anni. È chiaro che una persona che comincia a 20 e chiude a 60, voglio dire, o a 70, gli ultimi anni non sono splendidi e meravigliosi come possono essere quelli del fulcro. Facendo un calcolo di tutti i contributi che lei ha versato in questi anni e di tutto quello che lei ha dato allo Stato, quindi in termini, sì, di tasse, sì, in questi anni, quanto ha riavuto indietro? Prendi 10 lordi e te ne godi 3, perché i 7 vanno allo Stato. E secondo lei uno Stato che riserva questo trattamento... Fa cagare. Io sono più serio di tutti i politici che ci stanno. Cioè, non so se mi sono spiegato. Secondo me la classe politica di oggi... Fa schifo, è inutile, è da macerare. Ci dovrebbe essere un minimo per tutti di decenza per vivere, perché 600 euro al mese sono 20 euro al giorno. E però con quei 20 euro tu devi pagare acqua, gas, luce, telefono e pigione. Prima c'era un rispetto per delle persone, oggi lo Stato dov'è? Dove sta lo Stato? Non lo so. Che cos'è? Leopoldo Mastelloni in carnalità. Che anno era questo? Questo è 78. Qui ad esempio ho avuto tutti i premi che si possono dare all'Istituto del Dramma Italiano: migliore spettacolo, migliore incasso, migliore interpretazione, migliore regia a Patroni Griffi, migliore scenografia. 7 ne ho presi. Dopo 50 anni di carriera, Mastelloni è stato completamente dimenticato anche dal mondo dello spettacolo. Assolutamente depennato da qualsiasi lavoro concernesse me, cioè le fiction, la recitazione, il canto, la presentazione anche in televisione, io ne ho fatte tante, proprio messo da parte come se non esistessi. Ho fatto anche la domanda per la pensione Bacchelli, per artisti indigenti non sono stato preso neanche in considerazione. Questo lo voglio dire a Del Rio, dice, i beni culturali, sì, sono anche Pompei, i musei, ma i beni culturali siamo pure noi.
i beni culturali sono le menti italiane. Lo Stato ti condanna a morte. Questo Stato è assente. Stiamo tutti a pensare lo sbarco, non lo sbarco, lo sbarco. Lei parla dei migranti? Sì, è inutile che pensiamo, tanto non li possiamo, in queste condizioni non li possiamo manca aiutare questi qua, perché noi in mezzo alla strada se morimo de fame.